Puglia inizia la settimana in zona gialla, comprese le province di Bari e Taranto, ma è una situazione temporanea. Il 9 marzo arriverà l'analisi dei dati della scorsa settimana per avere la conferma del peggioramento della situazione, perché i numeri in possesso della regione descrivono una realtà molto più preoccupante con la variante inglese che fa moltiplicare i contagi, soprattutto proprio nelle province di Bari e di Taranto. Un dato fondamentale sarà l'incidenza del contagio negli ultimi 7 giorni. E se dovesse aver superato i 250 casi ogni 100.000 abitanti, si rischia non solo il passaggio in zona arancione, ma anche la chiusura delle scuole. Per ora le province di Bari e Taranto hanno dati che si avvicinano molto a quella soglia. E questa situazione si rispecchia nei report diffusi poco fa dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, che monitora quotidianamente i posti letto occupati, un dato fondamentale per la definizione del colore delle regioni. Oggi la percentuale di posti letto in terapia intensiva occupata da pazienti Covid-19 in Puglia è del 30%, sia in zona critica, con 3 punti in più rispetto a ieri. Sale anche la percentuale di posti letto in area non critica occupata da pazienti Covid, 37%, un punto in più rispetto a ieri e 3 sotto la soglia critica. 27 nuovi ingressi di oggi nelle rianimazioni, un dato che pone la Puglia seconda in Italia, dietro solo alla Lombardia, dove i nuovi ingressi sono stati 46. È la conseguenza diretta dell'aumento dei contagi Covid registrato nell'ultima settimana. In media ci sono stati circa 1.200 casi al giorno, il 27% in più della settimana precedente, e rispetto a 2 settimane fa l'aumento è addirittura del 58,4%. Molto alto l'indice di positività anche oggi in Puglia, 13%, e tornano ad aumentare i decessi, ben 25, 42 nuovi casi positivi a Brindisi rispetto ai 57 di ieri. 4.560 i test effettuati, di cui 594 sono risultati positivi, ossia il 13%. 25 i decessi registrati nella regione. La situazione dei casi per provincia: 42 Brindisi, 117 Lecce, 29 Taranto, 301 Bari, 87 Foggia, 14 Bat. La situazione è ancora sotto controllo rispetto ai numeri dell'autunno scorso, ma salgono progressivamente i ricoveri nei 2 ospedali Covid della provincia di Brindisi, il Perrino e quello di Ostuni. Sono complessivamente oggi 107 i pazienti Covid ricoverati nelle 2 strutture, 9 dei quali in rianimazione. 48 i ricoverati all'ospedale Perrino, di cui 20 in malattie infettive, 19 in pneumologia e 9 in rianimazione. 59 i ricoverati a Ostuni, 32 dei quali in medicina interna e 27 in pneumologia. 22 i post-Covid, 15 a Mesagne e 7 a Ceglie Messapica. Sino a ieri, 7 marzo, alle 19:30, in Puglia sono state vaccinate contro il Covid in totale 350.000 persone, delle quali circa la metà devono ancora completare la seconda dose. Gli ultraottantenni vaccinati sono quasi 69.000, dei quali 5.000 hanno ricevuto la seconda dose. I vaccinati totali per la provincia di Brindisi sono poco meno di 30.000, mentre la seconda dose l'hanno ricevuta solo in 7.000. Ed è in corso l'attività di recall a cura della ASL di Brindisi per avvisare dello spostamento di sede per gli over 80 che hanno prenotato il vaccino anti-Covid. I prenotati a Brindisi, nella sede del Perrino Primula o centro vaccinazione del Disumma, devono presentarsi al centro anziani di Bozzano in via Spagna numero 16. Invece, prenotati a Fasano nel presidio territoriale di assistenza, devono presentarsi al centro vaccinale di Conforama. Il recall, informano dall'ASL, riguarda in alcuni casi anche la variazione di data e orario. Poiché non è stato possibile contattare tutti gli utenti per avvisarli di queste variazioni, o perché non hanno risposto alla chiamata ricevuta, o perché il numero rilasciato risultava errato, la ASL consiglia agli interessati di verificare sul coupon di prenotazione la correttezza del proprio recapito telefonico. Nel caso in cui il numero sia errato, è necessario chiamare il call center al numero che vedete in sovraimpressione, 888 8388, attivo solo da rete fissa, oppure lo 080 91 81 603, attivo da rete fissa e da cellulare, per comunicare il numero di telefono esatto. Il consiglio comunque è quello di chiamare in caso di dubbio.